era nella pera est del paese. Ieri sera, per il 12, per il 11. Prendo qualcosa da lui, cioè tipo prendo il biglietto da lui, che ci va. Generale dei docenti della scuola, dalle materne ed elementari alle superiori. I punti fondamentali della protesta. Ciao, ragazzi. Ciao. Ciao. Ma allora non lo sapete? Stamattina c'è sciopero. No, dai, Fre, ce la forchiamo. Casomai andiamo a vedere e poi decidiamo cosa fare. Casomai andiamo a vedere e poi vediamo. I punti fondamentali della protesta toccano rivendicazioni di ordine economico, nodi assai delicati in questo periodo di crisi. A un disagio per la svalutazione sociale della professione docente si aggiunge la rivendicazione del diritto che sia restituito a docenti e ATA quanto non corrisposto col blocco dei contratti e degli scatti d'anzianità. Si lotta anche per l'assunzione dei precari su tutti i posti disponibili. Al centro delle polemiche le discusse politiche di tagli lineari adottate dagli ultimi governi di cui la scuola ha fatto le spese. No, ma secondo me per i tagli di stipendi. Ma no, ragazzi, guardate che secondo me invece è per la chiusura della fabbrica. Non una lettera, non una telefonata, solo un cartello fuori dalla fabbrica che diceva agli 80 dipendenti che il loro posto non c'è più. Mobilità per cessazione attività per tutti i lavoratori. È accaduto ieri alla Ligur Cup. Per i sindacati un fulmine a ciel sereno. Per gli 80 dipendenti una decisione ingiustificata. L'azienda non sembra disposta a fare retromarcia, anche se i vertici si sono detti disponibili a valutare iniziative per minimizzare l'impatto sociale della decisione. I sindacati fanno muro. Il nostro delegato ci ha lasciato lì davanti al cartello, dice un operaio quarantenne. Siamo disperati, abbiamo famiglia e il mutuo da pagare. Ci sono mariti e mogli che lavorano entrambi qui. La vicenda coinvolge lavoratori, cittadinanza e istituzioni. È prevista la convocazione di un consiglio comunale davanti ai cancelli della fabbrica durante lo sciopero del 15 maggio. Ah, a proposito, ti ricordi di Francesco, quello che era all'interno con noi? Sì. L'altro giorno l'ho chiamato e mi ha detto che si annoia in campagna. Perché si annoia in campagna? Perché suo papà ha perso il lavoro e è stato licenziato dalla fabbrica. Che l'unica cosa che è rimasta quindi è stata la casa in campagna. Com'è sta casa? Mi ha detto che è un po' stretta, un po' cupa e devono risistemarla e quindi si stanno tutti impegnando per ristrutturarla. E adesso cosa fanno? Stanno cercando di sistemarla e suo papà l'altro giorno però ha trovato in cantina una cassa con delle bottiglie di vino e l'ha fatta esaminare da un esperto che gli ha detto che ha un vino buono, pregiato, e che oltretutto proviene dalle vigne che si trovano intorno alla casa. Quindi ora hanno iniziato a produrlo? Sì, sì. E si stanno anche ristabilendo, quindi stanno riuscendo a guadagnare abbastanza. Ah, bene, sono contento. Praticamente ieri sera eravamo a tavola, c'era mia madre, mio padre e mia sorella, la Silvia. E è venuto fuori che la Silvia, mia sorella, deve fare degli accertamenti domani. Poi non mi chiedere su cosa perché non sì. Lo so che non ci capisco niente. Però comunque sia, da quanto l'hanno detto sembrava una cosa abbastanza seria.
Lo so, cioè, mi fa paura, più che altro perché stamattina anche mia mamma ci si mette, ha preso il giornale e me l'ha letto, parlava di questo bambino che in seguito a degli accertamenti, roba del genere, non ce l'ha fatta dopo una serie di esami e di cose, sai? Quando ti prende il malone. Sì, mi ha preso malissimo, te lo giuro. Dai, Fra, comunque davvero non è ancora successo niente, non devi starti a fasciare la testa. E sicuramente non sarà neanche niente di strano, comunque da quello che ho capito anche la storia di questo bambino era anche una storia più complicata. Vabbè, però... Cioè, il fatto è che comunque sia se dovesse andare storto qualcosa, una minima cosa, io rimango sola. Certo, io lo capisco, però non sei sola. Noi ci siamo perché non rimarrai da sola. Ci siamo tutti noi, anche gli altri di sotto, ci sono io. L'associazione Difendiamo l'Allegria attiva in città un laboratorio sperimentale di terapia della gioia. Un percorso di formazione per chi decide di mettere un po' di tempo a disposizione di chi soffre. L'idea dell'associazione è quella del volontario, che anima le corsie ospedaliere, dona gratuitamente ascolto, sorriso e umorismo. Quella dei volontari è una missione. Portare gioia per sconfiggere la cultura del dolore che regna nel nostro mondo, dove la gente è colpita da situazioni di sofferenza piuttosto che da gesti d'amore. I corsi di formazione potranno, in un futuro si spera non lontano, aver luogo anche nelle scuole. No, Ale, ora non ce la faccio, no. Perché? Cosa ti è successo? No, praticamente ieri stavo studiando sul terrazzo. A un certo punto ho sentito delle urla. Lì nel condominio era una cosa normale perché tutti urlano, fanno quello che vogliono. Solamente che sono arrivate delle motovedette della polizia. Vedo intanto che la gente arriva un po' da ovunque. E che stanno andando verso la cantina di mia nonna. Allora, essendo mia nonna, inizio ad arrivare lì, no? E a un certo punto sento che urla. Ma vicino faccio, nonna, che è successo? E lei mi ha raccontato che poco tempo prima erano arrivati due che si facevano passare per quelli dell'H. Hanno chiesto di vedere il contatore. Contatto mia nonna, che anche se ha 80 anni, abbastanza ancora sveglia, qualcosa riesce a capire, e dice sì, venite pure. Allora con una scusa di andare a vedere un altro contatore che aveva in cantina, riesce a chiuderli dentro e sono arrivato lì e iniziata a urlare, iniziata a piangere, povera donna. Poi vabbè, è riuscita a chiamare la polizia, tutto quanto. E sono arrivato io. Pure io mi sono spaventata a dire la verità perché, vabbè, meno male che alla fine è riuscita a non fargli rubare i gioielli, l'unica cosa che c'aveva in casa. Quindi alla fine ieri non sono né riuscita a studiare e mi sono pure cagata addosso. Fingendosi operatori pubblici incaricati di un censimento, hanno tentato di introdursi nell'abitazione, ma un'anziana signora non si è fatta ingannare. È accaduto ieri. Due sconosciuti si sono presentati a casa della donna, chiedendo informazioni e sostenendo che nei dati catastali registrati a suo nome erano presenti degli errori. Per correggerli dovevano entrare nell'appartamento. La donna, a dispetto dell'età, si è accorta subito del raggiro. Insospettita dalla richiesta e dalla mancanza di tesserini di riconoscimento, non ha esitato ad allontanare le due persone. Velocissima ad avvertire i carabinieri, ha ricevuto conferma. Nella sua zona non erano previsti controlli sui censimenti. Sono partite immediatamente le pattuglie, che sono riuscite ad intercettare e catturare i due. Ragazzi, stanotte ho fatto un sogno bellissimo sotto un certo punto di vista. Mi sono sognata che ero a casa e che pioveva, diluviava e io ero abbastanza confusa. Però ho deciso comunque di andare a dire a Francesco del fatto che sarei partita per un anno, del fatto che insomma vado via un anno per studiare e che niente, lui lo doveva sapere. Allora sono uscita di casa di corsa e sono andata a casa sua.
Lui mi ha aperto, ero zuppa, sono entrata, neanche il tempo di entrare in casa, che gli ho raccontato tutto, gli ho raccontato il fatto che sarei andata via, gli ho raccontato di quanto mi dispiacesse di non essere riuscita a dirglielo prima, ma avevo paura che lui non avrebbe capito e avevo ragione. Perché ovviamente dopo tutto il mio lungo racconto, lui ha detto che era stato bene con me, però non era disposto ad aspettarmi per un anno, perché aveva 18 anni e non avrebbe voluto. E io l'ho un po' guardata, cioè non sono riuscita a dirgli niente, ho preso e me ne sono andata. Non ho pianto perché non volevo lasciargli anche questa soddisfazione. Sono andata a casa e poi il sogno è andato avanti per circa 4 mesi. Era di colpo, era il giorno della mia partenza. Io con i miei genitori, come doveva essere, sono uscita di casa. Sono andata in aeroporto, solo che davanti c'era lui. Io sono andata lì e gli ho chiesto cosa ci facesse lì. E lui mi ha detto che era lì perché aveva, in questi 4 mesi era stato con altre persone e si era reso conto però che insomma se non poteva avere me non voleva nessun'altra e che quindi mi avrebbe aspettata. Allora gli sono corsa in braccio davanti a tutto l'aeroporto e i miei genitori, e però come ogni scena più bella ovviamente hanno dovuto chiamare il mio aereo. Allora io sono andata e mentre mi avvicinavo alla porta, questa è una scena che penso non dimenticarmi mai più, sono passata sotto la porta e mi sono girata e l'ho guardato e lui mi sorrideva dall'altra parte e niente, è venuto da sorridere anche a me perché mi sono resa conto che insomma le cose non erano cambiate tra di noi e che io le avrei riviste esattamente dopo un anno così con lo stesso sorriso e che quindi niente, la distanza non ci avrebbe divisi. Ed è per questo motivo che ho deciso che oggi glielo dirò. Chiara, ma dove vai? Aspettami! Chiara? Chiara? Oi, Chiara, che succede? Dai, raccontami, scusa, no? Cosa c'è che non va? Dai, Chiara, dimmi. Niente, Ale, niente. Hai presente in questi giorni, no? Che sì. Non c'ero. Non ero a casa con la febbre, no? La settimana scorsa ho sentito Alessio. E dopo che è andato via mi aveva fatto un sacco di discorsi. Io ti amo, ti aspetterò sempre, non importa dove sarò, tu sarai sempre nel mio cuore, le solite cazzate. Solo che, boh, io da un lato ci avevo creduto, Ale, ci avevo creduto tanto. E allora ho preso. Mia mamma è stata andata su, sono andata a trovarla. Fatto sta che arrivo davanti alla sua scuola, aspetto che esca, io tutta emozionata, me l'ho fatta tutta carina. Esce e lo stronzo era con un'altra. Ti giuro, Ale, se la abbraccetto come se non fosse successo niente, la piglia e se la passa davanti a me. E tu, scusa? E io cosa ho fatto? Sono venuta via, sono tornata a casa e in questi ultimi 2 giorni sono stata a casa a piangermi addosso come una stupida. Ma ti ha visto lui? Credo proprio di sì. Ha scritto a mia madre, l'ha provata a chiamare, ha provato a chiamare me. Buono parole. E poi non lo so, Ale, la tia mi si messa a raccontare la sua storia. Io pensavo che la mia fosse la storia d'amore più bella, no? E lo pensano tutti quando sei innamorato. E invece guarda, è andato tutto a monte per cosa? Per un'altra, per il lavoro dei suoi genitori, per la distanza. Forse perché non mi amava abbastanza. Ma chiaro, non stai così, alla fine sai quanti ragazzi ci sono nel mondo. Ma io volevo lui, lui era il mio ragazzo, lui era quello che amavo veramente. Ma hai visto come sei rivelato? Come il peggio degli stronzi di sto mondo. La verità era che non mi amava abbastanza. La lettera di oggi per la rubrica Posta del Cuore. Ho 17 anni, ho sempre fatto fatica a integrarmi in un gruppo. È difficile avere amici in queste condizioni, ma ci sono riuscita. Un anno e mezzo fa ho incontrato un ragazzo e siamo diventati amici, sempre di più. Poi il caso ha voluto che io rispondessi a una chiamata che una ragazza ha fatto sul suo telefonino e qualcosa si è rotto. Io sono emotiva e molto insicura, gli ho chiesto spiegazioni e lui mi ha rassicurato, però ho capito che non era sincero. Mi sono irrigidita e ho vissuto un po' cercando di stargli lontana. Ora lui è molto spaventato che io possa lasciarlo, sembra tutto normale, ma in me rimane la delusione e la paura che approfitti del mio amore e della mia fiducia. Sono molto confusa sui miei sentimenti. Pensavo proprio di aver incontrato la persona giusta, ma ora mi vengono in mente mille dubbi. Ha senso amare a prescindere da tutto? Ha senso rischiare per una persona anche se è tutto quello che desideri? Ha senso tuffarsi in una storia che probabilmente non ti porterà da nessuna parte solo perché credi che la tua felicità è lì? Oh ragazze, ma guardate cosa ho trovato, dai, venite su! Take a break. Hot air.
rende insicuri e fa male, ma è un'occasione per capire se stessi e mettersi in gioco. È un po' come se la corazza del cuore si strappasse. Se hai il coraggio di guardarti dentro, puoi capire certi meccanismi e cambiarli. Non è facile dare consigli, ma in fondo c'è da imparare un'unica regola nell'amore. Non avrai mai una storia felice se prima non avrai imparato ad amare te stesso. Ama l'altro, ma prima ama te stesso dunque. Impegnati a volerti bene, guardati con i tuoi occhi prima che con quelli degli altri e accetta la sfida. Bring me down, your love is too high. Bring me down, can't none. Bring me down, I said.